Cosa cambia con la nuova politica agricola comune? Se ne è discusso in un convegno a 4 miglia di Rende organizzato da CIA Calabria Nord. Ma non solo la nuova PAC, ma anche il progetto TAM, Total Agri Management, gestione delle risorse umane, accoglienza e trasparenza nel mondo agricolo. Come la tecnologia può aiutare il settore ad essere più efficiente in sintonia con le esigenze di una società in continua evoluzione? Questi tra gli interrogativi ai quali si è cercato di dare una risposta. Rispetto al passato, sicuramente questa è una PAC che ha una grossa impronta ambientale e quindi nell'andare a costruire l'entità del titolo occorre fare una serie, mettere in campo una serie di situazioni, una serie di buone pratiche per cercare di avere il massimo del contributo. È chiaro che CIA Agricoltura Italiani offre un servizio di consulenza in questo senso per tutti i nostri associati e quindi dovremo cercare di andare incontro alle esigenze dell'azienda agricola facendo il più possibile, costruendo un vestito su misura per l'azienda agricola nei vari step per cercare di farle avere il massimo del contributo. Al tempo stesso però l'azienda agricola sicuramente dovrà mettere in campo delle innovazioni e anche delle novità dal punto di vista ambientale ma anche delle buone pratiche agronomiche per cercare di avere il massimo del contributo ma anche avere il massimo della redditività. Non sarà sicuramente semplice, però è chiaro che ci sono anche delle opportunità come sul settore biologico o tutto quello che è legato alle biodiversità che vanno sfruttate. Il comparto agricolo calabrese negli ultimi mesi ha avuto un'impennata non indifferente facendo schizzare in su l'indice export, il che sottolinea che è in atto un cambio di passo, così come sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. C'è un grande impegno da parte del Dipartimento, da parte dell'assessorato. In questi anni siamo cresciuti in termini di numeri, in termini di export, in termini di fatturato, abbiamo velocizzato la nostra spesa. Ecco, tutto questo però va in questo momento capitalizzato, un momento importante per la nostra regione, dobbiamo proseguire e speriamo che questi strumenti finanziari a nostra disposizione possano essere utilizzati al meglio, avendo qualità della spesa.